Pietrantonio, uno degli ex in campo, giochi adesso con la maglia del Teramo, non è la prima volta che torni all'Angelini da avversario, però partiamo un po' dalle emozioni che hai provato. Vabbè, è sempre emozione tornare, soprattutto in questa situazione, una giornata un po' particolare, doveva essere una giornata di festa, poi la notizia che i nostri tifosi non potevano più venire, poi il lutto di Michael, infatti come ho già detto ci tengo a fare le condoglianze alla città, alla famiglia, in particolare alla sorella. Niente, è stata una giornata un po' particolare. L'avevo tra virgolette immaginata in un modo, poi ci sono state un po' di situazioni particolari che l'hanno un po' cambiata. Ecco, allora parliamo del derby. Che derby è stato sul campo? Forse il Chieti ha creato qualche grattacapo in più a voi, però alla fine è venuto fuori questo pareggio. Nel secondo tempo Chieti in vantaggio, poi c'è stata una perla davvero di Pavone. Sì, è stata una partita inizialmente un po' equilibrata, qualche occasione per noi, qualche occasione per loro. E poi loro all'inizio del secondo tempo hanno spinto bene, hanno creato un sacco di occasioni, siamo stati bravi a sfruttare quanto creato. Secondo me abbiamo fatto una buona fase in un possesso, abbiamo sofferto in alcune situazioni, però le abbiamo gestite bene, quindi fondamentalmente siamo abbastanza contenti di questo pareggio. Per voi si tratta del sesto risultato utile consecutivo, che significa questo per voi, per il Teramo? Vabbè, non perdere fa sempre bene, come dicevo abbiamo una partita tra pochi giorni, quindi secondo me non perdere è davvero importante per portarci questo entusiasmo che ormai ci portiamo dietro da qualche settimana, portarlo in campo mercoledì, giocare più sereni e cercare di centrare l'obiettivo maggiore. Senti, l'ultima, dopo il pareggio di Pavone è successo un po' di tutto in campo, ecco, ci puoi descrivere quello che è accaduto? Credo che sia stato in quell'occasione molto bravo l'arbitro. Sì, io in realtà ero dalla parte opposta del campo perché mi ero posizionato per il calcio d'inizio, quindi ho visto davvero poco. Ho sentito il ragazzo e mi ha detto che aveva fatto una promessa alla fidanzata, aveva una sua foto, quindi ci teneva. Ecco, ma al di là di questo poi c'è stato un parapiglia, un pochettino, insomma, si sono scaldati gli animi, per così dire. Sì, vabbè, è più facile che si scaldano gli animi in queste partite, quando c'è tanta gente, in un derby che comunque non si giocava da tanto. È stato 10 anni. Da 10 anni, sì, è stata una partita sulla quale è stata messa un po' di pressione, ecco, quindi i giocatori l'avvertono e la minima scintilla ti porta a creare queste. Senti, davvero l'ultima, non c'erano i vostri tifosi per motivi di ordine pubblico, c'era un'ordinanza da parte del prefetto, e voi però siete andati lo stesso così a festeggiare questo pareggio di fronte allo spicchio dei tifosi ospiti vuoto. Sì, diciamo i nostri tifosi non c'erano, però sono venuti ad incitarci alla partenza e come ormai è un rito andiamo lì sotto da loro facendo un canto che facciamo sempre, quindi anche se non c'erano, insomma, siamo andati lo stesso, dai.